Se siete alla ricerca di un quadricottero da regalare al prossimo Natale ai vostri bambini, siete nel posto giusto. Infatti oggi vi parlo dell'iCin E009, che è un micro quadricottero adatto per i bambini con le seguenti caratteristiche: è silenzioso, innocuo, facile da pilotare, ma soprattutto è davvero economico perché nel momento in cui sto registrando questo video, il modello con una sola batteria costa circa 8 euro e arriviamo a quasi 13 euro se lo prendiamo con tre batterie. Prima di vedere nel dettaglio le caratteristiche di questo quadricotterino, andiamo ad esaminare il contenuto della scatola. Nella scatola, oltre al nostro quadricottero, troveremo un radiocomando da una a tre batterie a seconda della confezione che andremo a scegliere, delle eliche di ricambio più un accessorio per smontarle facilmente, un caricabatterie USB, quindi che ci permette di caricare la batteria direttamente collegandolo ad una porta USB del nostro PC o ad un alimentatore per telefono con l'uscita USB. In più un manualetto che ci spiega tutto quello che ci serve per un quadricottero del genere. Ovviamente il manualetto è soltanto in inglese. Per chi come me ha preso la versione con più batterie, consiglio di procurarsi anche un caricatore di batterie multiplo come questo che sto mostrando in questo momento e per il quale vi lascio il link in descrizione. Con questo caricatore quindi è possibile caricare anche 6 batterie contemporaneamente. Quindi ricarichiamo tutte insieme e dopodiché voleremo praticamente per 5 minuti per ognuna delle batterie che abbiamo. Diamo un'occhiata al nostro radiocomando. Ovviamente le dimensioni del radiocomando sono adatte soprattutto a mani dei bambini, infatti io ho qualche difficoltà ad usarlo agevolmente. Inoltre, come vedrete nel video, dato che io sono un pilota che utilizza il modo 1, ovvero il gas a destra, questo quadricottero, come la maggior parte dei quadricotteri di giocattolo, utilizza il gas a destra, a sinistra. Quindi un telecomando modo 1 e questo per me crea un po' di difficoltà, per cui non mi vedrete farlo volare in maniera davvero fluida, però come potrete vedere il modello è comunque stabile e quindi chiunque poi sarà in grado di imparare a farlo volare. Quindi passando alle caratteristiche del nostro radiocomando abbiamo, come dicevo, sulla sinistra la leva del gas, questa permette quindi di aumentare la velocità e diminuire la velocità del motore, quindi man mano che aumentiamo il quadricottero salirà, quando scendiamo, diminuiamo la velocità dei motori, il quadricottero scenderà sino a spegnere completamente i motori. Utilizzando invece la stessa leva, però andando a destra o a sinistra, il quadricottero effettuerà una rotazione su se stesso. Lo stick di destra invece serve per andare in avanti, indietro, spostarlo a sinistra, spostarlo a destra. Per spostarlo intendo quindi fargli fare questo movimento. Poi abbiamo il pulsante per accenderlo, il pulsante per resettare il giroscopio. Cosa vuol dire resettare il giroscopio? Quando il quadricottero, metteremo quindi il quadricottero su una superficie orizzontale. Cliccheremo sul pulsante di reset del giroscopio e quindi lui capirà qual è la sua posizione livellata. Quindi tenderà sempre a rimanere in quella posizione senza ondeggiare. Quando normalmente consiglio di fare questo reset ad ogni utilizzo oppure dopo che prende qualche botta. Quindi se lo facciamo cadere basterà metterlo orizzontale per terra, cliccare sul reset e il quadricottero capirà nuovamente qual è la sua posizione orizzontale. Davanti abbiamo due tasti che ci permettono di aumentare la velocità, quindi con un accendiamolo, sì, è anche più facile. Quindi con due beep velocità 2, tre beep velocità 3, un beep velocità 1. Quest'altro pulsante invece ci permette di fare delle acrobazie, quindi cliccheremo una volta, dopodiché daremo la direzione in cui vogliamo che il quadricottero faccia la sua acrobazia, quindi clic. Se vado in avanti, il quadricottero farà un'acrobazia in avanti, indietro farà un'acrobazia indietro, a sinistra lui farà un'acrobazia a sinistra, a destra farà un'acrobazia a destra, come vedremo nel video.
Ultima funzione del telecomando, questo pulsante premendolo ci permetterà di livellare se vediamo che il quadricottero ha dei piccoli spostamenti, quindi se per esempio il quadricottero tende ad andare avanti, clicchiamo questo, sentiremo un beep e porteremo questo indietro in modo che lui smetterà di andare avanti e cercherà di rimanere fermo. Quindi questo servirà lo stesso anche verso sinistra, verso destra, avanti o indietro. Per quanto riguarda il nostro quadricotterino, siamo davanti a un quadricotterino con motorini a spazzole, il che vuol dire che comunque con l'utilizzo le spazzole tendono a perdere potenza, ma vi assicuro che prima di sentire l'esigenza di cambiare questi motorini ne dovrà passare di tempo e comunque considerato il costo dell'intero quadricottero, quando perderà la potenza conviene sicuramente comprarne uno nuovo. Le eliche. Nel momento in cui dovessimo danneggiare un'elica, dobbiamo stare attenti a cambiarle sostituendole con la stessa elica che abbiamo tolto. Quindi, come vediamo, le eliche tendono ad andare tutte verso il centro. Quindi ricordiamoci, nel momento in cui sostituiamo un'elica, di sostituirla con quella corrispondente. Se invertiamo le eliche, il quadricottero si ribalterà e non riuscirà a volare. Questo è uno degli errori più comuni che vengono fatti quando si utilizzano questi giocattoli senza avere ovviamente le conoscenze giuste. Per utilizzarlo, quindi basterà inserire la batteria nel suo vano e inserire il connettore nella sua presa. Quindi a questo punto il quadricottero si accende. Accenderemo il radiocomando. Dovremo portare il gas tutto in alto e tutto in basso. Al secondo beep abbiamo visto che le luci sono diventate fisse, quindi a questo punto il quadricottero è pronto per volare. Quindi, come dicevo, andiamo a fare un reset del giroscopio, vediamo che le luci lampeggiano. Quando finisce di lampeggiare, il quadricottero è pronto per volare. Quindi se aumentiamo il gas e quindi saremo pronti per far volare il nostro quadricottero. A questo punto non credo che ci sia molto altro da aggiungere se non lasciarvi alle prove di volo in cui vi mostro come il quadricottero effettivamente è stabile e può essere utilizzato da chiunque, anche da un bambino. Inoltre, le sue protezioni per le eliche consentono anche di farlo sbattere contro superfici senza fare nessun danno. Ovviamente, occhio comunque, diciamo sempre ai bambini di non mettere le dita nelle eliche perché, per quanto siano abbastanza morbide e sicuramente non possono fare danni, però comunque quando girano velocemente possono comunque graffiare. Quindi ovviamente sempre un po' di attenzione quando diamo questi oggetti ai bambini. Quindi se il video vi è piaciuto comunque vi chiedo di iscrivervi e mettere un like e ci vediamo al prossimo video.